sconfitte si digeriscono molto male, soprattutto sconfitte dove ci sono punti pesanti in palio come quella col Südtirol, però bisogna andare avanti, bisogna andare oltre. Dico una cosa che forse non ha molto senso, ma è che fino al 60esimo, 65esimo del secondo tempo sull'1-0 per noi prima di prendere gol, se avessimo guardato la classifica saremmo stati in cima e abbiamo preso due gol negli ultimi 25 minuti, ma questo non deve cambiare la nostra mentalità, non deve cambiare l'idea sul lavoro che stiamo facendo. Perché sono 20 minuti, poi è chiaro che conta il risultato, questo lo so benissimo, lo sappiamo tutti benissimo, però è stata una settimana dove la squadra ha preso consapevolezza degli errori che ha fatto nella partita col Südtirol, ha preso anche consapevolezza del primo tempo che ha fatto, rimane il percorso che abbiamo fatto fino ad oggi, che con alti e bassi di risultato, ma secondo me più alti che bassi di prestazioni ci devono portare convinzione e quindi ci apprestiamo a fare questa partita difficile, che comunque è un derby, che comunque si va a giocare in uno stadio che ha tradizione, che ha prestigio, contro una squadra che ha grande entusiasmo perché magari non ha parte con non grandi aspettative, ma che comunque ha voglia di andare ad essere una rompiscatole per tutti. Ma è una squadra che ha giocatori di valore per la categoria, una squadra che ha un allenatore che comincia ad essere un allenatore esperto, al di là del fatto che per me è anche un amico. È una squadra che, come dicevo prima, sotto certi aspetti può essere spensierata, può essere leggera a livello motivazionale perché sta facendo un buon campionato, non ha magari delle aspettative altissime in questo momento, poi chissà mai potrebbe averle e quindi è una partita dove ci saranno sicuramente le difficoltà, loro sono una squadra offensiva, hanno giocatori di talento o comunque bravi nell'uno contro uno negli ultimi metri, hanno un ragazzo che sta facendo molti gol, che è il capocannoniere del girone, è una squadra solida ed organizzata. Ma è quello che facciamo di domenica in domenica. Io non ho ricordo di una partita che abbiamo preparato col pensiero di non provare a vincerla. È questione di mentalità. Poi tra il dire e il fare c'è sempre tanto di mezzo. Non è così scontato perché poi magari da fuori sembra tutto più semplice, da dentro non è così perché trovi un avversario, trovi delle condizioni del momento, trovi degli episodi in una partita. Ti faccio un esempio, se ricordo, cioè se ritorno al passato, la partita di Matelica dove rimani in 10 dopo 20 minuti, e ci sono delle situazioni poi in corso gara che possono condizionare la partita. Chiaro è che dobbiamo essere più forti di tutto questo, dobbiamo cercare di portare tutti quanti gli episodi dalla parte nostra, non è sempre così facile e scontato, ma è l'obiettivo sul quale lavoriamo e la mentalità che cerchiamo di portare all'interno del nostro campionato.